John e Ned Lyons è sempre, cioè, già da quando era un sacco giovane giocava stra bene e so contentissimo veramente, è stra simpatico pure, cioè per quello l'ho conosciuto io è simpatico, quindi super good player, sono contentissimo, ma veramente contentissimo che ce l'abbia fatta. E al contrario di G2, che lui ci ha avuto forse la fortuna anche che il competitivo era già un po' più formato per quando è iniziato a giocare, lui è molto più giovane. Quindi ci avrà una carriera anche più lunga, si spera, G2. Cioè, semplicemente è stata una questione di culo più che altro, eh. Perché quando c'era G2 che poteva giocare. Cioè, non esisteva il competitivo in Italia, non esisteva niente, niente. Nessuno poteva su supportarlo, anzi, probabilmente Gizuke è stato quello che ha aperto la strada un po' al competitivo in Italia. Perché se lui non fosse arrivato così lontano, probabilmente molte meno persone avrebbero provato a investire. Sì, startup, sì. Vedremo mai un Tegamelec, no? Ve lo dico chiaro e tondo, no? Potrei invaderlo? Invadere Kindred mi sembra un po' rischio, to be honest. E poi top la nostra weak side, quindi non mi sembra intelligente da fare. Oh, ho sbagliato qui, cavolo. Lasciamoglielo cantare gianglato. Ci ho avuto culo Kindred col campo. Slain.
Comunque se li facevo fare come gli pareva era un disastro. Devo farla io un po' prima in realtà. Porco d'inci. Pensavo di farcela qui. Il Gromp too strong. My bad. Mi serviva toglierlo qui. Porco dinci, c'era una ward che metti qui? Ward, non ce l'hai? Grazie per il supporto, scaccottino, 8 mesi, man, bentornato! Buon compleanno a New York, not minore 3. Grazie mille, man. Compleanno? Beh, non proprio compleanno. Sono 8 mesi. Comunque la ringrazio tantissimo per il supporto. Non c'ho la M. La mia c'ha una marea di CD. Se non ho la R non possiamo farle certe cose, cioè fine. Se non ho la E. Però la gente non ci crede che non ho la E. Glielo pingo ma non ci credo. Vediamo se c'è ancora il mio red qui. Comunque la bot head che è importante. Il mio red c'è ancora, miracolo. Aspetta, mi serve un attimo il 6.
Non mi ascoltano, cioè gli pingo il CD delle mie skill, non mi ascoltano, però non gli importa niente. Vai, vai, vai! Non ce l'ho la E, come faccio ad andare? Oh, ma niente proprio, sai che vuol dire niente? Come se non gli avessi pingato. Ma perché non vai? E vai tu, vai! Dai retta, vai che lo uccidiamo! Come fa, Domenico? Tra un po' spone il suo red, vorrei invaderlo quasi quasi. Non riesco ad evadere. Ah, vado a fare questo, capito? Molte stanno troppo safe e troppo difficile prendere qua. Ci avrei già gankato, è solo che è troppo rischioso gankare un Brom, dei vari un Brom coso, come si chiama? Brom Aphelios. Una volta in tempo ultra, però muoiono tutti qui. Devo fare smite R subito. Che l'R c'è un piccolo delay che devo considerare. Vabbè, l'importante è che cade intanto, dai.
se non se l'ha creati nessuno da nessuno un bel po'. Mi ha preso un bello shutdown qua. Costo Drake 2,20. Bisogna avere un pochino più di pazienza qua. Dobbiamo giocare per sto Drake tra 1 e 10. Manca ancora un po' per Black Cleaver, a me è troppo, vero? Sì. Ezreal, usa sto cavolo di flash, Cristo santo. Prendere questo e qualcuno vada a prendere qua. Fortunatamente non abbiamo perso tanta roba. Famo se sto trick. Non sappiamo dove sia Aatrox e Strahd. Ho preso una marea di kill prima. E Strahd purtroppo non mi pare il più sveglio, cioè è Ezreal che deve uccidere Aatrox in pratica.
abbiamo preso la torre Gates of Chaos. Questo possiamo andare a prendere uno shutdown di nuovo. Questo così. Shutdown su chi? Su Kada, va benissimo. C'ho un po' di soldi a spendere. Ok, l'ha fatto, ok. L'execution. Mi serve il Randwin? Mi sa che faccio questo, dai. Me lo faccio perché mi fa comodo per non essere caitato da, da cosa, come si chiama, da lei. Da Kindred, da Felios. Quasi ha fatto tutta la mia giungla lei, ma va bene. Non sto giocando per farmare, stavo giocando per mandare due stacente. Stanno in full spike ora. Io c'ho un po' paura, difende... Dobbiamo difendere quello. C'è il Drake tra poco. No, no, non mi piace. Vado, non morirete, prego. Quando c'è smack 720 più 1000 danni più o meno. Mi ha preso la soglia, io correrei. Non c'ho più i nostri carry, corriamo, corriamo, corriamo. Però se continuiamo possiamo vedere. Solo il knock qua perché devo morire, morire instant. Ah no, wait. No, giochi. No smite. È meglio evitare, non c'ho lo smite e Kindred up. Cioè, più che altro, non avessi nemmeno lo smite, può provare la suicide call. Mi sembra un po' rischio a me.
Non lo so, vai intanto beccato. No, no, don't. Mi sembra rischi a casa completamente. Senza motivo. Ok, non sono andato buono. Sta gente ha fatto un sacco di call a caso, tipo facciamo il Nashor, così con tutti gli app. Quando la gente... Un problema grande delle persone che giocano a sto gioco è che ci sono dei momenti in cui non devi fare nulla, devi solo aspettare, e invece no, c'è sempre a fare qualcosa. C'è Nami che ha chiamato il Nashor almeno 5 volte in uno spot in cui non c'era senso, in cui erano tutti app e stavano in 4 top, senza motivo proprio. Cugino Raph, grazie di pizza Nate e benvenuto alla Game Academy. Anche lui è qui, il mio sosia. Grazie mille per il supporto. Ma veramente, robe a caso. Call completamente a caso che non servivano a nulla. C'era il Drake up tra poco. Robe strane. Oh, siamo stati stuccati di 2, di 3 per almeno 4 giorni in cui ho giocato. In cui ho giocato su questo smurf. Quindi ci siamo un po' stuccati a D3. Però l'abbiamo recuperata. L'abbiamo recuperata. Adesso andiamo sul main.